Ciao a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Sassi nelle Radio. Io sono Anna. E io sono Eva. E in questa puntata parleremo di timidezza. Sei auto in centra? Ciao, sono timida. Meglio che non parli, chissà cosa penseranno gli altri di me. Lei ha tanti amici, io invece sembro invisibile. Tu, Eva, ti reputi una persona timida? Spero di sì, perché o sono timida o sono asociale, quindi. E tu? Io generalmente sono una persona piuttosto estroversa, però magari quando faccio una cosa che non ho mai fatto, c'è cioè una novità, mi viene un po' d'ansia e quindi divento timida e un po' introversa, mi chiudo un po' in me stessa. Com'è vista dai tuoi coetanei la timidezza? Secondo me dai nostri coetanei la timidezza è vista un po' come un punto debole, ma questo non è affatto vero. Sì, anche secondo me è vista un po' come una debolezza e spesso magari persone timide vengono prese di mira per questa cosa perché viene vista un po' come un punto di debolezza, ma non è assolutamente un difetto, infatti è un tratto caratteriale come può esserlo l'essere estroverso, l'essere arrogante, l'essere simpatico, eccetera. Secondo te, alla nostra età si prova più timidezza nei confronti degli adulti oppure dei nostri coetanei? Secondo me si prova più timidezza verso i propri coetanei, perché almeno nel mio caso si tende molto al confronto, cioè magari quando c'è un'interrogazione io vedo una mia compagna e dico: ma come mai lei riesce a parlare davanti a tutti con così tanta sicurezza? E io invece mi imbarazzo, divento tutta rossa. Invece, secondo te la timidezza influisce sui rapporti che hai con i tuoi compagni? Secondo me non tanto, sarà che non sono poi così timida come sembro, però insomma, con me non influisce molto, però ho sentito di ragazzi che pur di entrare nel gruppo dei più popolari della scuola fingono di essere quello che non sono, però bisogna sempre essere se stessi. Sono proprio d'accordo. Eva, quello che dici è proprio vero. Secondo me è meglio magari avere meno amici rispetto a persone che hanno tanti amici, però fanno finta di essere qualcuno che non sono. Secondo me è meglio avere meno amici, ma amici che ti apprezzano per te stesso e non per un finto te. Domanda bruciapelo. Cosa ne pensate dell'accoppiata timido estroverso? Cioè le classiche accoppiate che magari si vedono nei telefilm, che ne so, tipo il timidone che con l'estroverso viene tirato fuori di casa e si insegnano vicendevolmente qualcosa. Secondo me, una persona estroversa può insegnare a un timido a uscire un po' dal suo guscio, può insegnarlo non a diventare, non proprio, se non a diventare popolare, almeno a mostrarsi più per com'è. E una persona timida, una estroversa, può insegnargli anche a essere un po' più prudente e magari a non fidarsi di tutti. Secondo me una persona più estroversa può insegnare ad una persona timida a stare con gli altri, a farsi degli amici, magari integrandolo nel proprio gruppo di amici, quindi presentandolo ai propri amici. E invece nel caso contrario, secondo me una persona timida può insegnare ad una persona estroversa a relazionarsi con una persona timida, magari a far uscire la persona timida dal guscio che ha intorno. Volevamo lasciarvi con un messaggio. Siate Siate sempre sempre voi voi stessi, stessi, la la timidezza timidezza non non è è un un difetto. difetto. Alla prossima volta.
Ciao a tutti, oggi intervisteremo chi si occupa della musica dei podcast di Sassi nelle Radio. Vi presentiamo Christian, Michael e Daniele. Ciao a tutti! Partiamo subito con le domande. Cos'è la musica per voi? Per me la musica è un momento di relax, di tra virgolette anche sogno, perché ci sono alcune canzoni che mi fanno pensare, altre invece che mi rilassano, altre alcune che mi fanno essere tra virgolette più agitato. Per me questo vuol dire la musica. Come vi siete sentiti lungo la preparazione di questo podcast? Bene, perché mi sono sentito bene con i miei amici. Che genere di musica ascoltate? Cantante preferito? Allora, io di solito come musica ascolto un po' di rock, a volte heavy metal. E perché? Perché mi dà un po' quell'aria di sentirmi forte quando invece non lo sono. Poi quando nei momenti di relax più che altro ascolto musica rilassante mentre disegno e tutto. Cantante preferito direi che sono un po' tutti, non ne ho uno che mi piace particolarmente. L'importante è che sia bravo a fare musica. Quali sono i momenti e i luoghi in cui generalmente ascoltate la musica? Io la musica l'ascolto, tra virgolette, un po' da tutte le parti, quando vengo a casa da scuola, quando, tra virgolette, mi riposo al pomeriggio. Alcune volte l'ascolto anche sotto la doccia, ma poche volte. Uno spazio particolarmente in camera mia, quando faccio i compiti, che mi concentro di più e riesco a farli bene. Allora, un luogo in cui ascolto la musica è di solito in camera mia, dopo la scuola oppure quando torno a casa, perché così so che di potermi liberare da tutto il peso che ho dovuto subire a scuola. L'ascolto quando faccio i compiti in camera mia e l'ascolto perché mi rilassa. Adesso vi lasciamo con una traccia inedita dei nostri ragazzi. Godetevi l'ascolto. Bentornati ai dibattiti di Sassi nelle Radio. Noi siamo Luca, Yvonne e Chiara. Oggi parleremo di ansia e stress. Gli adolescenti che trascorrono più di 3 ore al giorno utilizzando i social media hanno una più alta probabilità di sviluppare problemi di salute mentale. Lo studio ha incluso un campione rappresentativo a livello nazionale di circa 6.600 adolescenti di età compresa tra 12 e 15 anni. E noi a scuola quanti siamo? Circa 450. Chissà quanti di noi soffrono di ansia e stress. Voi passate molto tempo sui social media? Sì, ma non so se YouTube e WhatsApp possono essere considerati dei social media. Sì, sono considerati social media. Ah, ok, non lo sapevo. Comunque sì, passo abbastanza tempo sui social media. Nello studio di cui parlavamo prima, dopo aver tenuto conto dei fattori che potevano influenzare i risultati, come l'uso di droghe o alcol, si è osservato che nei ragazzi che utilizzavano i social media più di 3 ore al giorno c'è una più alta probabilità di segnalare problemi come depressione, ansia e senso di solitudine rispetto agli adolescenti che non li utilizzavano o lo facevano per pochissimo tempo al giorno. Sono sempre di più gli adolescenti alle prese con ansia e stress, un malessere provocato spesso dal dover dimostrare qualcosa agli altri. Voi avete mai sofferto di ansia e stress? Sì, magari nel periodo in cui mettevano molte verifiche o interrogazioni. Anche per me nel periodo in cui mettono molte interrogazioni. In che senso l'ansia? Cosa vi succede? Mi sento in ansia dal fatto che ci siano molte verifiche e che ogni giorno debba studiare per il giorno dopo. A livello fisico mi viene il fiatone e mi sento male. Io invece penso di non farcela, infatti quando sono troppo piena di queste verifiche e interrogazioni
mi sento proprio di non poter continuare. Oltre 6 giovanissimi su 10, infatti, sostengono di soffrire di qualche forma di disagio dovuto proprio al contesto in cui vivono, da cui poi scaturiscono attacchi di panico, alterazione delle abitudini alimentari e del ritmo del sonno-veglia, difficoltà di concentrazione nello studio. Anche voi avete difficoltà come queste? Io ad esempio, quando il giorno dopo magari ho qualche compito in classe, non riesco bene a dormire appunto per l'ansia. Io invece, quando ho l'ansia, cerco un antistress. Gesticolo molto con le mani. Io invece mi scrocchio le dita. Io mangio un chewing gum. Il momento più complicato in cui l'ansia esce allo scoperto è abbastanza scontato. È quello in cui ci si deve confrontare con gli altri. La maggior parte delle persone, quando deve frequentare situazioni sociali molto affollate, ammette di sentire spesso un senso di turbamento. Ancora peggio se si è chiamati a partecipare attivamente. Ecco perché quasi tutti che percepiscono questa cosa e finiscono per evitare di partecipare a momenti collettivi. Ovviamente la scuola, luogo del confronto per eccellenza per gli adolescenti, non fa eccezione. E voi vi sentite a disagio quando parlate in classe? A volte no, però molto spesso succede che mi ci trovo. In realtà a me un po' di ansietta sale, però poi mi calmo, in pratica mi calmo. Domanda bruciapelo. Quando siete in gruppi di amici molto numerosi, vi sentite in ansia? Per quanto riguarda il gruppo d'amici, io non sono in ansia. Anche se per la cosa di provare cose nuove, se si tratta di una giostra gigantorme super pericolosa, allora ho dell'ansia. Se è un gruppo nuovo di amici, magari mi vergogno a dire qualcosa. Invece se è un gruppo di amici che conosco già, so che dico la mia liberamente e li conosco e so come reagirebbero. A me invece dipende, perché se questo gruppo di persone in cui sto lo conosco da molto tempo, so che mi posso parlare con loro. Invece se non lo conosco bene o magari l'ho appena conosciuto, appunto, come ha detto Chiara, non mi sento di dire la mia. Questo era il nostro dibattito su ansia e stress. Alla prossima volta.